Un saluto alle amiche e agli amici di Teleische, bentornati al nostro appuntamento con i libri e i consigli di lettura. Partiamo subito con una rapida occhiata ai titoli più venduti questa settimana nella nostra libreria. Al terzo posto la biografia del cantante napoletano Nino D'Angelo, Il poeta che non sa parlare, pubblicato da Baldini e Castoldi. Non c'è sulla nostra scaletta perché va a ruba, abbiamo finito le copie. Al secondo posto il secondo capitolo della saga della famiglia Florio di Stefania Auci, L'inverno dei leoni, pubblicato da Nord. Al primo posto Ken Follett con la sua spy story Per niente al mondo, pubblicato da Mondadori. La proposta di lettura di questa settimana è dedicata all'ultima pubblicazione di Daniel Mendelsohn, un classicista, saggista e narratore statunitense. Il titolo è Tre anelli e in Italia è pubblicato da Einaudi. I tre anelli del titolo sono tre figure storiche, apparentemente molto lontane l'una dall'altra, ma che in realtà riveleranno avere un destino comune, un destino di esilio, di erranza e di elaborazione originale del rapporto con la letteratura classica. Il primo degli anelli, la prima figura rappresentata, è quella di Erich Auerbach, il grande studioso di origine ebraica costretto dal nazismo a rifugiarsi ad Istanbul, dove comporrà il capolavoro della filologia occidentale Mimesis. La seconda figura, il secondo anello, è l'arcivescovo Fénelon, che nel XVII secolo compose un continuo dell'Odissea intitolato Le avventure di Telemaco, un'opera che conteneva una velata critica alla politica del Re Sole, che per questo lo condannò all'esilio. La terza figura, il terzo anello, è quello di Sebald, uno dei più grandi scrittori intellettuali europei del XX secolo, di origine tedesca, ma autoesiliatosi in Inghilterra per la difficoltà e il peso di confrontarsi con la storia di suo padre, nazista. Le vicende di queste tre figure straordinarie si intersecano in un continuo rimando di dettagli, di simboli, di presagi. E in questa rete si innesta la vicenda stessa dell'autore, di Mendelssohn, durante una sua fase di crisi emotiva e compositiva, seguita alla pubblicazione dei suoi due libri precedenti, uno dei quali trattava della ricostruzione, della distruzione di una parte della sua famiglia ad opera dei nazisti, mentre l'altro libro era un'analisi del rapporto conflittuale con il padre attraverso le figure e gli schemi narrativi dell'Odissea. Quest'opera è davvero difficile da ricondurre ad un unico genere letterario. Il suo fulcro sono le digressioni che troverete in continuazione, che sembrano interrompere il racconto, ma in realtà, dopo aver aperto una parabola, tornano al punto di partenza con estrema grazia e con molta coerenza narrativa, creando un gioco di cerchi concentrici e in questi cerchi che si allargano e si restringono ci guida l'autore con la sua grandissima erudizione e anche con uno stile estremamente misurato e ci mostra l'infinita rete di corrispondenze più o meno nascoste tra la storia, la letteratura e la vita. Daniel Mendelsohn, Tre anelli, Einaudi. Grazie per l'attenzione e alla prossima puntata.